non soltanto a Milano, ma a tutta l'Italia, tutta l'Europa, che sono servite a sviluppare qualcosa di importante per la comunità e diremo anche per la civiltà, per la cultura, sono stati rubati. Anche il piccolo teatro, come ricordava il suo direttore proprio oggi sul giornale, il piccolo teatro, per poterlo usare e poter sviluppare uno dei più grandi momenti della cultura d'Europa, del mondo, ebbene, hanno sfondato il portone, sono entrati e hanno preso proprio di forza lo spazio. Poi ci sono giorni di dibattito, di minacce e poi pian piano ecco che si è arrivati a rappresentare. Berlino e Zanna ha avuto la stessa chiave, perfino sotto il regime comunista, ma hanno dovuto a un certo punto rischiare di essere partiti in galera pur di avere uno spazio dove c'è. Cos'è lo spazio? È il luogo dove sviluppare un discorso. Ma per sviluppare un discorso bisogna avere delle idee, bisogna avere un programma, bisogna avere soprattutto una chiave importantissima di sviluppo delle idee e del pensiero. Importante. Qualche cosa di straordinario, oltre misura. Allora ecco che la gente non si risente più per il fatto, per l'atto in sé, ma guarda il risultato. Oggi, tutto il giorno, abbiamo parlato con un gruppo di ragazzi che sono venuti a trovarmi a casa. Io li avevo scorsonati un po' in un dialogo che si è fatto per telefono sull'atteggiamento che prendono in questo momento, pericolosissimo. E ricordavo a loro che ho vissuto lungamente la lotta e l'acquisizione di spazi per mantenerli, l'essere cacciato. Siamo finiti in tribunale addirittura per questo. Ma poi abbiamo vinto perché avevamo con noi la gente che veniva a vedersi gli spettacoli. Avevamo, cosa che fa paura, 18.000 associati a Milano, una quantità enorme di gente, tant'è che dovevamo ogni tanto spalancare i portali per la Palazzina Liberty e realizzare lo spettacolo per un pubblico che stava tutto nel campo enorme, fino a 5.000 persone. Appunto per fare questo bisogna poi avere delle idee, lavorare, inchieste, coinvolgere, sapere per chi bisogna lavorare, per chi bisogna produrre, per chi bisogna sviluppare idee. E allora viene fuori la chiave di tutto il discorso che abbiamo sentito oggi. Io non ho sentito dire per chi dobbiamo fare un discorso e cosa dobbiamo fare, perché, che chiave bisogna portare dentro questa occupazione. A che serve questa occupazione? Abbiamo sentito in cose che almeno per me sono astratte, metafisiche. Non c'è un discorso. Si riuniscono adesso per un dibattito fuori, ma come vieni qua, leggi un testo, a noi che siamo qui per ascoltare, poi è un dubbio se tu non ascolti quello che ti dico e non mi permette neanche di esprimerlo un dubbio, ma questa è la dialettica, questa è la democrazia, no? Questa è una presunzione di vigilanza. Di dire queste cose ai ragazzi, se no non imparano mai niente. Per imparare bisogna avere trovato nella situazione diretta, l'esperienza diretta, i problemi, le difficoltà,
allora cresci, allora puoi sviluppi un discorso e fai un discorso chiaro a chi ogni giorno soffre di violenza, di mortificazione, di paura. Se anche tu ti metti in quella chiave, se vivi quella chiave insieme agli altri, quindi diciamo, uomini, spostarsi. Io mi ricordo la palazzina lì perché si lavorava 3-4 volte la settimana, per questo eravamo nei luoghi occupati da altre, dalle fabbriche, negli ospedali, eravamo nell'università a recitare, a parlare, a discutere. Prima ancora di sviluppare poi un discorso che ci veniva da che cosa? Dal rapporto con questa gente. Noi su 70 commedie che abbiamo tirato fuori, soltanto 7 le abbiamo inventate da Quito. Tutte le altre erano frutto di rapporto con la gente. Era la gente che ci indicava quello che dovevamo mettere in scena, le loro esigenze. E come fai se tu prima non cominci a recitare, a mettere in scena, a sviluppare un discorso? Quando viene da te la gente e quando comincia il dibattito? Noi avevamo un dibattito, cioè sono tutta gente che se lo ricorda, perché qui facevamo lo spettacolo, finiva alle 11, perché cominciavamo molto presto. E poi si andava avanti a dibattere, che cosa, cose varie. Prima di tutto che cosa dire alla gente, che discorso realizzare, che soprattutto qual era il nostro problema fondamentale, il problema di tutti, le lotte che dovevamo portare, come portarle, come arrivare a battere il potere in certe situazioni. E vivevamo la condizione degli operai, dei quali raccontavamo le storie, e degli studenti, le vivevamo insieme. Non ci siamo mai alzati andando via con il baffanculo di questa maniera. Però io spero tanto che loro producono qualche cosa in un'altra chiave che io non conosco e con un metodo che non ho mai provato, perché bisogna rifare, bisogna andare avanti. È inutile, uno ha avuto una lunga esperienza e impone agli altri di realizzarla nella stessa maniera in cui l'ha avuto, ma neanche per idea, quando facciamo di tentare, di provare. Secondo i miei canoni, però in quella forma, mi dispiace, ma non resisteranno. Proprio per l'esperienza che ho di anni e anni e che ho realizzato anche all'estero, guardando cosa era successo in altre compagnie, se non scendono da questo atteggiamento e diventano umili e curiosi di sapere e di ascoltare le idee degli altri, è difficile che cresca. Grazie.